Ultimo asana per il saluto al sole è il cane che guarda dietro, Adho Mukha Svanasana. Perché l'ultimo? Perché nella sequenza, una volta arrivati al cane che guarda dietro, andremo a ripetere i passaggi che abbiamo già fatto a ritroso per ritornare nella posizione di Tadasana in piedi. Nel cane che guarda dietro dobbiamo stare attenti principalmente a tre cose. Dobbiamo sentire che i talloni spingono verso il pavimento, anche se non toccano il pavimento non fa niente, però la tensione deve essere verso il pavimento, non andate sulla punta dei piedi. Un'altra cosa invece è che il petto spinge verso le cosce. E un'ultima cosa, il bacino, la coda ruota verso l'alto. Quindi la spinta della coda verso l'alto e dei talloni in basso metterà in tensione i muscoli delle gambe che si allungheranno e il tutto sarà ancora più profondo perché il petto va verso le cosce e staranno lavorando anche le spalle, le scapole, l'elasticità di tutto il corpo. Vediamo come si fa. Veniamo da un cobra. Dal cobra giro le dita dei piedi verso il pavimento, le mani spingono, sollevo il bacino e le mani da qui iniziano a spingere il petto verso le cosce. Cercate di sentire da subito i talloni che vogliono andare verso il pavimento, il petto verso le cosce e poi la coda verso l'alto. Se qualcuno vuole fare questa posizione, un po' più profonda, una volta arrivati a quello che vi sembra il vostro massimo, potete piegare leggermente le ginocchia, aumentare la vicinanza tra il petto e le cosce e poi, mantenendo il petto lì dove siete arrivati, provate a ristendere di nuovo le ginocchia in questo modo. Quindi, parto da un cane che mi sembra il mio massimo. Diciamo che sia questo. Piego le ginocchia, spingo di più il petto e poi, una volta spinto il petto, ristendo le gambe senza muovere il petto. Questo è il cane che guarda dietro. E per quanto riguarda il saluto al sole, da qui in poi riporteremo la gamba avanti, riporteremo tutti e due i piedi in Uttanasana, saliremo di nuovo in Ardha Chakrasana e poi porteremo le braccia lungo i fianchi e saremo di nuovo in Tadasana. Grazie a tutti, buon saluto al sole a tutti.